Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlo di una cosa, raga, emozionante, una scoperta per me fondamentale, perché se mi conoscete sapete che io sono ossessionata dalle mie sopracciglia, cerco sempre dei modi diversi per potermi svegliare ed essere già bella preparata, non stare là a fare troppe cose, però appunto allo stesso tempo averle sempre in ordine, perfette, carine e soprattutto piene, perché come vedete io sì ho una forma comunque bella, perché mi piace, ma ho il problema dei buchetti e dei peli chiari e pochi, soprattutto in alcune zone. Quindi mi sono imbattuta in questo prodotto, che sono sicura voi amerete alla follia, probabilmente l'avrete già visto un po' in giro, e sto parlando del Tattoo Brow della Maybelline. Per ora infatti ne sono presenti tre colorazioni. Abbiamo la light brown, che è quella che utilizzo io perché è perfetta per i capelli castani chiaro tendente al freddo. Poi abbiamo la medium brown, che invece è adatta a capelli castano medio con sottotoni caldi, e poi abbiamo il dark brown, sempre per capelli castano però scuro con sottotono caldo. Presto usciranno altre tre colorazioni: la black brown per capelli castano scuro neri con sottotono neutro, la chocolate brown per capelli castani con sottotoni freddi, e la war brown per capelli castano chiaro con riflessi ramati, dorati, quindi con toni caldi. Sono super entusiasta di potervelo far vedere all'opera, e la cosa bellissima di questo prodotto è che in base al tempo di posa cambia anche la durata nei giorni e l'effetto poi finale. Infatti si lascia in posa dai 20 minuti alle 2 ore. Se lo teniamo 20 minuti ci durerà logicamente un giorno, se lo andiamo a tenere tutte e due le ore ci darà la durata di ben 3 giorni, quello che oggi andrò a fare io. Ho già avuto modo di provarlo e vi posso dire che è una vera e propria svolta. La cosa bella è che è un'ottima alternativa a tutti quei trattamenti che adesso sono famosi, tipo il microblading, che sicuramente avrete sentito, è quella tecnica di trucco semipermanente o permanente fatta pelo pelo, che comunque vi dà l'effetto di un sopracciglio bello riempito. Ecco, questo fa la stessa cosa, logicamente senza essere invasivo e senza dolore. Questa è la cosa fondamentale ed è per questo che sono sicura ve ne innamorerete. Quindi andiamo subito ad applicarlo. Va applicato su pelle pulita senza trucco, e poi nel mentre che ce l'ho in posa ci facciamo anche un trucchettino veloce, così poi tempo che lo andiamo a spellare, perché questa è una tinta peel off, abbiamo tutto il make up finito. Quindi allora, vi ho detto, io scelgo la light brown. Vi faccio vedere come si presenta la scatolina. Qui dietro abbiamo tutte le indicazioni, il nome del prodotto, e all'interno troviamo la tinta peel off. Vi mostro anche l'applicatore. Io lo vado ad applicare con questo qui e poi mi tengo vicino magari qualche cotton fioc per sistemare la forma. Allora, vi zoom un po', non vi spaventate per favore, e procediamo subito con l'applicazione. Io prima di iniziare il video mi sono spellettata un po', quindi se vedrete delle aree rosse è per quello, non vi preoccupate, perché se andiamo ad applicare il prodotto con la zona bella pulita dai peli è sempre meglio, siamo più precise. Io parto sempre dalla parte finale, così mi viene un po' più scura, mentre lì inizio lo lascio un po' più sfumato, ma se vi piace l'effetto uniforme potete partire da dove vi va. Quindi inizio, mi raccomando fate penetrare bene il prodotto tra un peletto e l'altro. Tra l'altro sentirete che è un prodotto molto corposo, non vi spaventate, continuate ad applicarlo. Ok, come vi dicevo, verso la parte iniziale prelevo meno prodotto e faccio un po' meno pressione. Quando sono soddisfatta della mia forma, prendo un cotton fioc e pulisco le aree che voglio togliere, così avremo una forma ancora più precisa. Ed ora passiamo all'altra. Ok, una volta che sono soddisfatta della mia forma, imposto il timer su 2 ore e lo faccio partire. E ora cominciamo con il resto del trucco. Qui ho dei prodottini super super validi, quindi non vedo l'ora di farveli vedere. Prendo il mio solito correttore Instant Anti-Age, io utilizzo il colore light. Vado un po' sulla palpebra per coprire le mie discromie. Inizio prendendo la palettina Total Temptation e utilizzo insieme a quella anche la The Nudes. Prendo un pennellino da sfumatura bello cicciotto e prelevo questo colorino terra bruciata e lo applico nella
piega. Fatta la struttura del nostro trucco occhi, proseguo con il colorino scuro, con un pennellino un po' più preciso, e vado a definire meglio la piega. Fatto ciò, dall'altra palettina The Nude vado a prendere questo marrone freddo, intensifico solo la zona più esterna. Fatto ciò, prendiamo un pennellino piatto, tipo questo, e prendiamo questo bel colore centrale e lo applichiamo su tutta la palpebra mobile. E per finire questo look, che vi ripeto è semplice semplice, vado a utilizzare il Lash Tentational. Questa è la versione waterproof. Una volta fatto questo, guardate che bello l'effetto. Fatto ciò, prendo l'eyeliner. Questo è un eyeliner in penna, l'Hyper Precise All Day. Lo applico dopo il mascara, perché così vedo bene la direzione delle ciglia e mi taglio bene la riga. E voglio fare soltanto una godina finale, niente di più. Questo eyeliner mi piace troppo perché ha lo scovolino super rigido, quindi riesco bene a fare delle forme precise. Vedete come ho fatto l'eyeliner soltanto nella parte finale. Fatto l'eyeliner utilizzo il fondotinta. Questo è il Dream Satin Liquid, è un fondotinta con il siero idratante all'interno, quindi è parecchio leggero, e ha l'SPF 13. Io utilizzo la tonalità 10. Tra l'altro ha un odore buonissimo, come vedete è molto leggero, copre giusto le discromie e non lo sentite proprio. Applicato il fondotinta, tra l'altro vi dirò, l'effetto mi piace un sacco, perché se non lo fissate vi dà questo bel effetto luminoso. Vado col correttore di prima nella zona delle occhiaie. Ok, fatto ciò, per fissare la base uso la Fit Me. Vado su tutto il viso con un pennello grande. Io utilizzo un pennello un po' più piccolo per le zone dove necessito un po' più di precisione. Intanto sto tenendo d'occhio il nostro timer ed è passata mezz'ora più o meno, quindi andiamo a terminare il trucco degli occhi. Prendo il colore terra bruciata dell'inizio e lo porto leggermente qua sotto. Prendo poi questo qui che abbiamo utilizzato al centro e lo porto per illuminare l'angolo interno e anche un pochino sotto il sopracciglio. Applico il mascara anche sotto. Per il contouring uso la Master Sculpt colore 02. Come blush utilizzo questo, che è il Face Studio nel colore 40, e come illuminante questo qua. Quindi mi ci faccio praticamente il bagno. E per terminare, visto che voglio fare un look abbastanza autunnale, utilizzo questo rossettino qui, che si chiama 130 Spicy Sangria della linea Shiny Brilliant. Infatti ha questo finish satinato. Lo applico con un pennellino, così da essere più precisa. Ed ecco qui il look terminato. Secondo me è super autunnale, però mi piace molto. Anche questo finish del rossetto è pazzesco. Detto ciò, vediamo un po' quanto ci manca. Ci manca un'ora e 17, quindi in questo tempo quello che farò è semplicemente vedere serie TV, mettere a posto, potete fare qualsiasi cosa, insomma. Quindi ci rivediamo tra un'ora e 17 minuti. Rieccoci qua, ormai il prodotto si è totalmente indurito e siamo pronti a spellarlo. Mi raccomando, strappate sempre nel verso del pelo, altrimenti rimanete senza sopracciglia. No, scherzo, però sarebbe preferibile fare così. Quindi si inizia dall'inizio e lentamente lo andiamo a spellare. Non so se riuscite a vedere che viene via, guardate. La parte che è rimasta colorata è molto più chiara del colore della tinta, quindi insomma non vi dovete preoccupare se la vedete scura. Io vorrei farvi notare quanto bene è venuto. Il colore è come dice di essere. Ta-da! Guardate quanto è venuta bene. Io dopo vi faccio un bel close up quando togliamo anche l'altra. E questo è il prodottino che è rimasto. Vi faccio vedere da vicino. Ta-da! Quindi questo è il risultato finale. Io sono non soddisfatta di più. Vi faccio vedere l'effetto da vicino. Come vedete è bello riempito. Qua dove non avevo proprio i peletti, logicamente da vicino si vede un po' di più, ma nel complesso vedete che la forma c'è. Adesso voglio sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete mai provato un prodotto del genere, se vorreste provarlo e se dopo questo video siete andati a prenderlo. Voglio sapere come vi siete trovati, ma sono sicura benissimo. Detto ciò, vi lascio il link per l'acquisto qua sotto nell'info box, se vi va appunto di provare.
farlo. Ripeto, 3 colorazioni più le altre 3 in uscita breve. Detto ciò, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicino in su e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!